Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi prova il tiro da difficilissimo in faccia all'avversario. Non si dimentica mai. Ci ritroviamo con il nostro amico Giuseppe Pellicanò, pronto per la trasferta di Chieti. Gara 2 si giocherà questa sera alle ore 21. Ci collegheremo in diretta su Turin 104. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno Gianni, buongiorno a tutti. Sì, siamo pronti per questa importantissima gara 2. Allora, sensazioni ed emozioni dopo gara 1, probabilmente la gara più bella dell'anno per la Viola, bisogna continuare su questa strada. Sì, concordo con te, è stata la migliore partita della squadra in questa stagione, i nostri ragazzi non hanno avuto mai calo di tensione, anche nei momenti decisivi, quando per esempio Fabio ha sbagliato quel tiro libero che poteva condannarci, avrebbe chiuso la sfida lì, e soprattutto quando nel supplementare Chieti è andato avanti anche di 4 punti, c'è stata una bomba fondamentale di Caroti che ci ha rimesso subito in carreggiata, per finire poi con lo show finale di Tafly, che è stato alla fine il match winner di questo incontro. Fantastico, Celis Tafly, questa sera sarà dura, anche se l'obiettivo di tanti appassionati, sportivi e tifosi era quello di portare a casa per gara 3 almeno una vittoria. Una vittoria arrivata, adesso la Viola a mio avviso deve provare ad osare prima delle sfide in casa. Che ne pensi? Sì, bisogna provare, bisogna sfruttare ora sicuramente il morale che sarà molto alto tra i nostri ragazzi, il nostro staff tecnico, e anche il fatto che Chieti di fatto ha perso il pallino che aveva della possibilità di portarsi avanti. Loro stasera avranno sicuramente la pressione addosso, anche perché saranno un po' frustrati dalla prestazione di Golden che poi di fatto non ha portato i 2 punti, e soprattutto anche del ruolino di marcia delle ultime 8 partite, perché con la sconfitta di domenica di fatto Chieti ha vinto una partita nelle ultime 8, quindi questo da un punto di vista del morale può incidere, anche se i teatini tirano fuori l'orgoglio, e stasera sarà come in gara 1, battaglia vera, speriamo il perimetro dei 40 minuti. È un clima di depressione per Chieti, ci segnalavano che la formazione di Chieti con la sconfitta con la Viola Reggio Calabria ha perso per 4 volte all'overtime in questa stagione, non riuscendo mai a vincere in un tempo supplementare. Mi raccontavano delle partite del derby di Roseto contro Mantova, contro la Virtus Bologna e proprio contro la Viola Reggio Calabria. Dunque anche dal punto di vista dell'atteggiamento ci sarà tantissima rabbia e voglia agonistica da parte dei ragazzi di coach Bartocci, bisogna fare molta attenzione. Sì, infatti lo stesso Bartocci lo sottolineava con te a fine gara, che l'unica pecca a cui non sono riusciti a mettere rimedio durante questa stagione è questa incapacità di essere concreti. I 4 supplementari che citavi ne sono l'esempio, ma generalmente Chieti anche con noi è andato avanti e poi non è riuscito a chiudere le partite. Questo può essere un nostro vantaggio, perché dall'altra parte noi almeno domenica abbiamo dimostrato di colmare quel gap. Molte, troppe partite abbiamo giocato fuori casa, a mia memoria Gianni almeno 3 quest'anno dalle parti di Roma e dintorno, che abbiamo giocato fino agli ultimi secondi, non le abbiamo mai chiusi, questa volta ci abbiamo messo 5 minuti in più, però siamo riusciti a portare concretamente a casa un'ottima partita, un successo fondamentale. Assolutamente, partiamo con le nostre pagelle dopo gara 1, anche perché ieri non siamo andati in onda, che era 1° maggio, e sì, partiamo da Celis Tafly, gioca pochissimo, non entra in quintetto come le ultime uscite, entra in caso di emergenza per sostituire Marulli e Rossato, gravati di 5 falli. Fa tutto estremamente bene, essenziale, fa canestro e diventa lui il match winner inaspettato, l'uomo che non ti aspetti. Sì, Tafly è stato chiamato al momento importante, non è facile per un ragazzo di poco più di 18 anni stare 42 minuti in panchina, poi essere decisivo nei 3 in cui si è chiamato in campo. Lui è stato fondamentale in difesa, perché ha avuto delle buone giocate, e poi in attacco. Certo, le amnesie difensive di Chieti ci sono tutte, però lui è stato molto bravo farsi trovare da sotto, prima su assist di Vosquil, che era attorniato da 75 diciamo braccia, esagero ovviamente, è riuscito a vederlo libero, e poi da Fabi che ha dato un'ottima palla sotto, e Tafly non ha tradito. Sicuramente può essere una carta importante anche in chiave difensiva, perché
tra gli uomini che si sono alternati nel tentativo di mettere la Muserola a Golden, che detto tra parentesi, lo stesso Bartocci ha riconosciuto, ha giocato fuori norma, forse Tafly è stato l'uomo più incisivo dal punto di vista difensivo, quindi sicuramente gli sarà data qualche occasione in più di giocare questa serie. Ne sono convinto anche io. Ripartiamo dal capitano Agustin Fabbri. Fallisce il tiro libero che poteva portare la Viola sul più 3 al 40esimo prima del canestro di Golden. Probabilmente poteva chiuderla lì, però anche per lui arrivano conferme. È una pedina troppo importante per questa Viola. Ormai è l'ala forte titolare della Viola, si può dire. Sì, è l'architrave della squadra, sia in chiave difensiva che offensiva. Insomma, l'ennesima doppia doppia, 16 punti e 10 rimbalzi. Quella che hai detto tu è forse l'unica pecca della gara quasi perfetta del capitano, quel tiro libero che avrebbe probabilmente mandato in archivio la gara, anche se notava bene Nino Romero nella radiocronaca, probabilmente dall'altra parte Golden a 7 secondi avrebbe fatto attenzione a non mettere il tiro sulla linea dei 3 punti, ma tutto al di là di queste circostanze, una partita immensa, ci ha messo pure dentro 4 assist, magari ci stupirà da qui, non so se queste partite, ma anche il prossimo anno, io l'auguriamo, di arrivare a una tripla doppia, perché è nelle corde del capitano di arrivare a queste performance statistiche. Assolutamente, Tommaso Guariglia gioca meno del solito, non fa troppo, non fa poco, fa il suo. Sì, Guariglia forse ha giocato anche poco rispetto a quella che è stata la sua reazione in campo, scarsi 4 minuti nei quali comunque si è fatto ben distinto per un'azione da 2, 1-2 dalla lunetta. Secondo me può anche essere una chiave tattica importante, parlando con Bolignano a fine partita, poco prima dell'intervista, lui riconosceva che effettivamente la gara, la serie sarà lunga anche dal punto di vista fisico. Il buon Tommaso può essere una chiave, una carta tattica importante, anche perché guardando in casa Teatina loro hanno sofferto moltissimo sotto le planche. Powell ha spadroneggiato con Mortellaro, poi non ci dimentichiamo che Mortellaro, che è stato sicuramente sottotono, come notavi tu insieme a Davis, è comunque un signor giocatore, insomma ha chiuso la regular season, mi pare terzo assoluto infatti di rimbalzi, con 9 a partita, ne ha presi soltanto 6 domenica, quindi sotto le planche Tommy può essere importante anche stasera. Ripartiamo proprio da sotto canestro, Marshawn Powell è partito fortissimo, poi si è un po' spento durante la gara, ma si è riacceso nel momento importante. È una pedina anche lui, un po' come Fabbri, imprescindibile, è la mossa di mercato super azzeccata. Senza Powell non voglio immaginare cosa poteva succedere in questo playout. Sì, Marshawn, anzi Sean, come lo dobbiamo chiamare, è partito fortissimo, 6 su 6 a metà gara, poi alla fine ha chiuso con 8 su 10 da 2. Spesso ha mandato al bar a prendere un caffè, una massa caffè Mortellaro. Io ricordo un'azione dove ha usato magistralmente il piede perno e praticamente è mandato dall'altra parte Mortellaro. È imprescindibile anche perché poi la sua mobilità gli consente magari di chiamare fuori Mortellaro. C'è stata una bomba frontale, mi pare, nel terzo quarto, che dimostra come non soltanto la sua reattività, ma anche le sue caratteristiche tecniche e tattiche possono creare lo scompiglio in casa Teatina. Ricordo che a metà secondo quarto Bartocci ha chiamato un time out per un po' registrare le fila sotto canestro, redarguendo Mortellaro, perché effettivamente Powell è stata una spina nel fianco, un 7 più io lo darei pieno per questa prestazione. Riccardo Rossato? Rossato si è molto sacrificato sul piano difensivo, del resto con il Golden di domenica ci abbiamo provato, tra lui e Carosi, che alla fine era sfiancato da questo inseguimento sulla freccia Teatina, si sono alternati su Golden e forse ha pagato in fase realizzativa, dove ha fatto soltanto un 1 su 3, 0 su 3 da 3. Ottima la sua azione in backdoor, dove ha preso un assist di Powell. Forse l'unica pecca è stato, diciamo, quel momento in cui si è fatto un po', è caduto nella provocazione di Fallucca, l'arbitro ha assegnato un doppio tecnico, quello è stato l'unico momento, però Rossato comunque sempre mister utilità, questa volta ha giocato troppo più sul piano difensivo, speriamo che stasera dia anche il suo contributo in chiave offensiva. Lorenzo Carodi, penso gli aggettivi positivi si sprechino, perché ha unito, a mio avviso, ad una fase offensiva incredibile, cresce giornata dopo giornata, una faccia tosta, e l'aspetto difensivo che probabilmente in qualche partita durante l'anno è mancata. Tantissima tenuta e tantissima voglia di vincere. Sì,
Sì, Caroti è stato veramente fondamentale nei due lati del campo. C'è l'immagine di Caroti e la bomba dell'89-88, quando appunto, lo dicevamo prima, inizio supplementare Chieti, di Riffo, di Raffa con Allegretti, se non sbaglio la si era portata sopra di 4. Caroti con una bomba semi-ignorante ha subito riacciuffato la gara, quantomeno l'ha rimessa sui binari giusti, e quella è stata proprio la dimostrazione di come il nostro buon toscano, insomma, abbia la garra giusta per fare le cose giuste al momento giusto, anche se poi domenica ha chiuso con delle signore statistiche, perché 2 su 3 da 2, 3 su 5 da 3 e anche 6 assist. Ormai è il punto imprescindibile, sembra il veterano, insomma, non ci sono aggettivi, e poi anche se fisicamente era sfiancato, si vedeva nei suoi occhi quando lo intervistavo la voglia di chiuderla lì, perché penso che tutta la squadra voglia giocarci il match point già da venerdì, sicuramente domenica, perché bisogna chiudere lì questa serie. Assolutamente. Roberto Marulli? Marulli, ho visto che molto, molto bene, tu gli hai attribuito la top delle azioni su un'azione difensiva, perché sicuramente dal punto di vista offensivo non ha reso, però ha dato quell'intensità, quell'aggressività, con quel tuffo alla Cagnotta, con l'azione che tu hai giustamente premiato, che di fatto ha tirato fuori dalla spazzatura un assist che poi Fabi ha materializzato per la schiacciata di Powell. Era anche questo l'emblema dell'intensità, dell'aggressività che tutti gli uomini chiamati da Bolignano sul parquet hanno messo, e che sicuramente dovrà continuare. Comunque è stato utile, magari qualche tiro in più dall'arco, anche se poi dalla lunetta è stato quasi perfetto, chiuso con 5 su 6. Ci farà perdere la voce e ci farà diventare sicuramente un po' più pazzi anche noi. Sto parlando di Alan Vosquil, l'uomo della tripla in contropiede che non ti aspetti, veramente stratosferico, e magari potesse continuare così sempre, ce lo auguriamo ovviamente. Sì, ha giocato 42 minuti Vosquil, è stato immenso, 8 e mezzo, per me è stato il migliore domenica. Due cose, innanzitutto per Vosquil bisognerebbe giocare solo a 3 punti, perché ha chiuso con 9 su 21, 0 su 5 da 2, no, ovviamente una battuta. Io faccio notare due cose di Vosquil, innanzitutto la partita con una progressione di punti piuttosto costante, ha chiuso 14 a metà gara, 23 alla fine della partita, e soprattutto 10 punti nell'overtime. Questo dimostra che è veramente un fighter, un uomo da playoff, da playout, che si accende quando bisogna accendersi. E poi quelle due bombe ignoranti in transizione che hai notato tu, che hai sottolineato, io non so come abbia fatto, un qualsiasi allenatore lo avrebbe messo al muro, però quando te la senti per te, come si suol dire, il canestro è una piscina, lui ha fatto questi due canestri clamorosi e anche altre due o tre bombe, non so quante mani aveva di sopra, non so quanti millimetri, centimetri diciamo, aveva di luce sul canestro, lui è riuscito a prenderla, quindi chapeau, migliore in campo per il buon Alan. Io inizio a pensare francamente Vosquil non guardi il canestro, perché tira con delle parabole molto spesso inventate sul momento, complici le difese avversarie che sono tutte dedicate su di lui. Giuseppe, ci aggiorniamo stasera, ci collegheremo alle ore 21 direttamente dal Palatricalle con la speranza di portare buone notizie. Speriamo, un saluto a tutti, forza Viola. Tutti figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi, prova il tiro da difficilissimo in faccia all'avversario. Campanaro, non si dimentica mai.